Noi siamo qui oggi tutti insieme, quindi alunni, docenti e anche a nome della nostra dirigente scolastica, Rosetta Falbo, proprio per combattere la logica dei numeri. Noi non siamo contro l'accorpamento, nel senso che rispettiamo questa decisione ministeriale che ci cade dall'alto e va bene, ma non si può ridurre tutto ad un mero numero. Accorpandoci e diventando tre scuole, arriviamo a 2.198 alunni, in più superiamo i 50 e passa personale ATA e oltre 200 docenti. Questo vuol dire una ricaduta negativa sicuramente sugli alunni e sui docenti, ma si abbasserebbe in maniera importante la qualità dell'offerta formativa. Dall'accorpamento noi vogliamo un arricchimento ed un miglioramento e non vogliamo essere affossati né noi né le altre scuole che rispettiamo totalmente. Vogliamo dignità, tutte le scuole vogliono la propria dignità e anche noi la vogliamo, per cui siamo qui per lottare contro il numero 2198. La provincia deve rivedere questo numero, ci sono delle soluzioni, siamo qui, vorremmo parlare con qualcuno, speriamo ne esca qualcosa di buono. Noi abbiamo paura del numero, è un numero esorbitante che significa non poter gestire. Dal punto di vista organizzativo, formativo, un plesso che diventerebbe quello più grande sicuramente di Catanzaro, supponiamo anche della regione Calabria. E non capiamo questa mera logica, illogica, diciamo in questo punto, dei numeri. Un numero esorbitante è impossibile, quindi ribadisco quello che ha detto la mia collega, non siamo contro nessuna scuola, ogni scuola. Nell'ipotesi di un accorpamento che noi sappiamo dobbiamo accettare perché il nostro numero inferiore di 900 alunni ci sta bene, ma non un numero così ingestibile perché significherebbe sicuramente abbassare la qualità della formazione degli studenti e non possiamo accettarlo come scuola.